Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con lo sport, con il calcio di Serie B, perché notizia dell'ultima ora: è stato rigettato il ricorso del Trapani davanti al collegio di garanzia del CONI. Decisione arrivata una decina di minuti fa e dunque questa decisione condanna i siciliani alla retrocessione in Serie C, perché il Trapani resta a 44 punti in classifica. Il Pescara dunque andrà al play-out contro il Perugia, gara d'andata lunedì allo stadio Adriatico Cornacchia, gara di ritorno venerdì al Curi di Perugia. Ma per parlare di questa notizia arrivata davvero poco fa dall'altra parte del nostro studio, do la buona serata ad Andrea Costantini. Ciao Andrea, notizia positiva per i colori biancazzurri, perché adesso è una certezza: il Pescara in 180 minuti avrà la possibilità di difendere la cadetteria. Assolutamente sì, hai detto bene, una notizia positiva, speriamo soltanto la prima. È come se si fosse giocato un primo tempo che il Pescara è riuscito a vincere, anche se la cosa non riguardava direttamente il Pescara, ma indirettamente sì, e le conseguenze potevano essere pesanti. Possiamo dare uno sguardo al dispositivo che è stato pubblicato poco fa sul sito, ma noi ringraziamo anche l'avvocato del Pescara, Nicola Lotti, che insomma ci ha aiutato da questo punto di vista. Possiamo scorrere, diciamo che il succo è scritto in basso: il collegio di garanzia del CONI ha dichiarato inammissibile l'intervento della società Delfino Pescara, ha dichiarato inammissibile la costituzione della società Cosenza Calcio. Ricordiamo che le due squadre, essendo interessate da questo verdetto, avevano chiesto di partecipare, ma soprattutto ha respinto il ricorso della società Trapani Calcio SRL per quanto espresso in parte emotiva, confermando la decisione della Corte Federale d'Appello con il numero della sentenza che è in sovrimpressione, e poi per l'effetto ha condannato la società Trapani Calcio alla refusione delle spese di lite liquidate in 5.000 euro eccetera eccetera. Insomma, per farla breve, il giudizio di legittimità che doveva essere dato dal CONI, dal collegio di garanzia, bene, questo giudizio di legittimità sostanzialmente ha confermato quanto di buono era stato fatto in secondo grado dalla Corte Federale, che evidentemente aveva blindato quella sentenza, aveva citato ovviamente il codice di giustizia sportiva, che diceva che per queste fattispecie il minimo edittale, il minimo di pena, di sanzione che si può comminare a un club che non rispetta una data perentoria è quella dei due punti di penalizzazione, e la sentenza del primo grado che dava un punto di penalizzazione era sostanzialmente incompleta in quanto a sanzione. Non ha retto la linea difensiva impostata dalla avvocato Edoardo Chiacchio, con il supporto anche del professore emerito di diritto civile Alpa. Non ha retto quella tesi difensiva che fondava tutto sulla presenza della pandemia, del lockdown, che avrebbe impedito alle Trapani di ottemperare entro il 16 marzo ai pagamenti di gennaio e di febbraio. Una sentenza dunque che era blindata, quella della Corte Federale, e che il pool difensivo del Trapani non è riuscito a scardinare in sede di terzo grado. Questo cosa vuol dire? Che il Trapani resta a quota 44, lo ricordiamo perché è giusto dirlo: il Trapani sul campo si è salvato, perché sul campo aveva fatto 46 punti e meritava la salvezza. Però sappiamo anche che nel calcio di oggi soprattutto conta tantissimo anche la solidità societaria, conta anche il fatto di dover pagare gli stipendi in tempo. Sappiamo che la società del Trapani ha delle problematiche anche più ampie, che vanno al di là del pagamento in tempo delle spettanze entro il 16 marzo, quindi insomma questi fattori per ora hanno fatto la differenza. Però chiaramente non basta, perché il Pescara ora avrà la partita sul campo da giocarsi, una partita lunga 180 minuti contro il Perugia di Massimo Oddo. E allora, Andrea, che sì, questa, i due punti di penalizzazione sono arrivati, hai detto bene te, sono arrivati in corso d'opera. Prima era un solo punto di penalizzazione, poi è arrivato il secondo punto di penalizzazione qualche settimana fa alla ripresa del campionato. Di fatto
fatto poco dopo il riavvio. A primi di luglio è arrivata la Corte federale, sì. A giugno c'era stato il giudizio del Tribunale federale. Ecco, la Corte federale cosa aveva detto? Che intanto non era accettabile l'alleggerimento della penalizzazione, perché insomma non ce n'erano i presupposti e non valeva neanche la linea difensiva della pandemia, anche perché poi le altre società hanno dovuto comunque ottemperare a quei pagamenti nello stesso contesto. Quindi insomma, in questo senso il collegio di garanzia è stato puntuale. Andiamo e io saluto in collegamento, lo ritrovo, Enrico Rocchi. Ciao Enrico, buonasera. Buonasera Andrea, buonasera Jacopo. E allora subito un commento: sono stati chiaramente momenti di trepidazione, no? Perché poi quando abbiamo saputo che alle ore 17:05 l'udienza in videoconferenza si era conclusa, da lì è iniziata questa attesa spasmodica, perché lo ricordiamo, c'era in ballo una retrocessione diretta che avrebbe fatto e farebbe, in caso si verifichi, molto molto male alla città e alla squadra. Beh sì, giustizia è stata fatta, quindi pericolo scampato per il Pescara dopo questa decisione, crediamo giusta, anche se dispiace per il Trapani, che sul campo avrebbe anche meritato di restare in Serie B. Però le regole vanno rispettate e di conseguenza, quando il presidente Sebastiani sosteneva che il campionato era stato falsato dal Trapani, non perché ci fosse stato qualcosa di illecito, proprio perché il Trapani al mercato di gennaio aveva utilizzato, aveva fatto degli investimenti per rinforzare la squadra, ben 10 acquisti, quindi in quel caso il Trapani ha tirato fuori tanti soldi, non li ha tirati invece per essere in regola con i pagamenti, e di conseguenza, viste le regole della nostra federazione, è giusto così. È ovvio che tutto questo però non deve creare chissà quali entusiasmi, perché il Pescara deve affrontare questa doppia sfida con il Perugia lunedì all'Adriatico e poi il ritorno il 14 agosto, però può essere una motivazione in più, un incentivo in più per la squadra, perché questo pericolo è stato scampato, ma ora bisogna sul campo meritarsi questa Serie B, e in questi pochi giorni dunque le motivazioni dovranno essere tante, perché veramente oggi Pescara ha rischiato già di retrocedere e deve evitare questo dramma sportivo impegnandosi appunto nei 180 minuti finali. Ecco Enrico, come la squadra potrà affrontare questi play-out? Mi spiego meglio: aver avuto anche la paura di perdere la Serie B prima di giocare può essere un ulteriore pungolo, un po' per l'ambiente, perché insomma forse sì, questo scampato pericolo può ricompattare tutto l'ambiente, ma anche la squadra. Sì, io credo che da domani gli allenamenti vengano svolti con più motivazione, un utile corroborante per questa doppia sfida con il Perugia, come se tutto si azzerasse e ci si gioca una finale per vincere un trofeo. Il Pescara deve vincere il trofeo per restare in Serie B. Il Perugia ha gli stessi problemi del Pescara, ha un tecnico capace come Massimo Oddo, però sul campo vanno i giocatori, e di conseguenza questa squadra, che nelle ultime partite ha deluso, deve tirare fuori tutto quello che ha dentro. Anche il tecnico non deve commettere gli errori che ha evidenziato nelle ultime partite. In questi pochi giorni, da domani fino a lunedì, concentrazione elevata, e la salvezza può ancora essere conquistata se si fanno le cose giuste. Ecco, secondo te chi arriva meglio al play-out? Perché noi abbiamo parlato anche lunedì di due squadre malate, ma c'è una squadra che sta peggio dell'altra a tuo avviso? Beh, tecnicamente e tatticamente le due squadre stanno messe male. Adesso a livello psicologico forse ci arriva meglio il Pescara, come se fosse stato proprio ripescato in un mare mosso e torna a galla il Delfino
per tornare in porta. Ha rischiato di annegare, invece è ancora vivo, quindi probabilmente a livello psicologico ci arriva meglio il Pescara. Ecco, per chiudere, ormai ci siamo, sarà play out e ormai insomma sembra certo che sulla panchina del Perugia ci sarà Massimo Oddo, che ha rischiato tra sabato e domenica di essere allontanato definitivamente per la seconda volta, poi per mancanza di alternative il presidente Santopadre lo ha confermato. Certo, non è il massimo per un allenatore essere tenuto in queste condizioni, però è una storia particolare, no? Massimo Oddo contro il Pescara sarà uno dei temi di questa prossima settimana. È la prima volta che torna ad avversario a Pescara, lo fa in questa gara da Mors tua vita mea. Peccato, perché Oddo aveva lasciato il Perugia nella zona playoff, è stato richiamato quando la situazione era disperata e in tre partite certo non poteva ribaltare una situazione catastrofica, tant'è che nessuno degli allenatori tipo Novellino, Colantuono se l'è sentita di tornare sulla panchina del Perugia. Lui l'ha dovuto fare anche in virtù di un contratto valido per la prossima stagione. Che dobbiamo augurarci che il Pescara si salvi e che Oddo il prossimo anno avrà un motivo di riscatto da qualche altra parte. Enrico, ti chiedo di restare collegato perché abbiamo in collegamento telefonico, lo ringraziamo particolarmente, l'avvocato Edoardo Chiacchio, che ha difeso il Trapani in questa vicenda. Buonasera avvocato. Buonasera e ben risentito. Senta avvocato, intanto le chiedo un commento a caldo su questa sentenza, che immagino non la soddisfi. No, le sentenze non si commentano, si accettano, quindi non si tratta di soddisfare o no. Quando ho accettato l'incarico sapevo benissimo che mai nella storia della CGC una società inadempiente era stata condannata ad una sanzione inferiore al minimo edittale, non era mai successo, e quindi è stata una difesa tetragona della CGC per la tutela di queste situazioni. Insomma, pensavo che con il lockdown, con il Covid, potessero essere considerate delle attenuanti, perché la verità è che noi abbiamo sempre pensato solo ad avere un solo punto di penalizzazione, ai due punti nessuno aveva mai pensato, e in primo grado al Tribunale federale ci eravamo riusciti. Certo, oggi solo contro quattro validissimi colleghi sfido chiunque a lottare una società in una situazione che non era mai stata giudicata in maniera diversa prima, contro la FIGC, scusate se poco, contro il Cosenza, contro il Pescara, validamente assistiti dai colleghi, e con la Procura Generale del CONI che si è dichiarata testamente contro di noi, ci voleva una forza solo per reggere fino alla fine l'udienza. Forza che ho avuto, ho letto benissimo l'impatto e sotto questo profilo sono soddisfatto del dibattimento e accetto la decisione del collegio di garanzia. Tutto qui. Senta avvocato, ma il Trapani si rivolgerà al TAR, perché poi questa era... Guardi, il mio compito si esaurisce in sede sportiva. Al TAR sicuramente nel caso in cui la società decidesse di adire il tribunale amministrativo, sicuramente si avverrà dell'opera di amministrativisti, perché guardi, ognuno lo sa. Con il dottor Petroni, immaginiamo, insomma, da quello che lei ha capito, c'è l'intenzione del Trapani anche di presentare questa istanza. Io sono andato via, l'udienza già è durata un'ora e mezza, quindi poi non ci siamo risentiti dopo. Ho capito. Avvocato, insomma, non so, qui c'è Jacopo Forcella che forse la voleva salutare, no? Con piacere saluto Jacopo. Sì, buonasera, avvocato. Insomma, buonasera.
stavolta dalla parte di fatto non abruzzese, perché insomma lo ricordiamo, Edoardo Chiacchio 5 anni fa aveva difeso nel processo sportivo il Teramo per la gara famigerata oramai Savona-Teramo, in quel caso dalla parte abruzzese. Ho difeso anche il Pescara sempre con risultati positivi nella prima gestione di Cecco, con revoca di numerosi punti di penalizzazione, quindi diciamo tutto, ok? Assolutamente sì. Come le gare del Pescara ho ottenuto sempre grandi successi. Assolutamente sì. Che risalgono a 10 anni fa, ma penso che De Cecco, Sebastiani ed altri non hanno dimenticato. Grazie avvocato, soprattutto per la disponibilità. Una buona serata. Ma figuratevi, a presto. Grazie, grazie all'avvocato Edoardo Chiacchio. Contiamo a breve di avere anche l'avvocato Nicola Lotti, che ha difeso il Pescara. Appena la regia ci dà l'ok, andremo con il collegamento. Enrico, non so se vuoi commentare le parole di Edoardo Chiacchio. No, più che altro l'Abruzzo non porta molta fortuna, l'avvocato Chiacchio, che resta sicuramente un legale di valore, ma gli ultimi due precedenti, quello con il Teramo, questo contro il Pescara, lo hanno visto sconfitto fra virgolette, però ha fatto chiaramente intendere che oggi era un'impresa davvero ardua, essersi affidati ad una motivazione come quella della pandemia. Non so fino a che punto poteva reggere, infatti non ha retto. E poi c'è anche da dire che il Trapani ha una situazione societaria non limpidissima. Non so se ha condizionato qualcosa anche la messa in mora fatta dai giocatori nell'ultimo periodo contro la società, i dipendenti, i fornitori che sono stati liquidati soltanto nell'ultimo mese dal comune. Certo, Trapani da un paio di anni, anche con la presenza di Petrone, che non ha dei precedenti idilliaci come Pisa, come Castellammare di Stabia, ecco, non è una società insomma limpida nei bilanci, ha commesso degli errori, penalizzata anche nella passata stagione, e adesso i nodi vengono un po' al pettine e credo che paghi un prezzo molto alto. Allora dovremmo avere l'avvocato Nicola Lotti. Buonasera avvocato. Sì, buonasera. Buonasera, intanto buonasera. Insomma, complimenti per il risultato. Intanto le chiedo un commento a caldo e anche su questo aspetto. Lei insomma mi diceva in privato che il Pescara non è stato poi ammesso, però sì, avete in udienza espresso insomma la vostra sì, tesi, e questo è stato comunque importante. Ci può delineare un po', chiarire questo aspetto e fare un commento in generale? Sì, noi avevamo l'interesse ad essere presenti, a fare in modo che quello che avevamo intenzione di sottolineare, supportando la difesa della Procura, sostenere le tesi della Procura, puntellando le argomentazioni che la Procura aveva già speso, avevamo interesse che fossero almeno conosciute dal Collegio di Garanzia del CONI. Quindi abbiamo speso un atto di intervento volontario depositato ieri con una corposa allegazione documentale. E abbiamo ricevuto l'invito ad essere presenti in udienza e abbiamo potuto partecipare attivamente all'udienza spendendo il nostro intervento e replicando anche agli interventi di tutti gli altri colleghi. Il Presidente del Collegio in esordio di udienza ha chiarito che sull'inammissibilità tanto nostra quanto del Cosenza, altra società controinteressata ovviamente alle vicende di questo ricorso, avrebbe il Collegio deciso in sentenza, cosa che ha fatto dichiarando l'inammissibilità sia nostra che del Cosenza. Questo però non ha impedito appunto a fare in modo che il relatore, il professor Marietta, il collegio potesse leggere ed ascoltare le nostre difese.
che sostanzialmente sono state incentrate sulla, diciamo, sulla causa di forza maggiore, che era l'argomento di fatto, di merito, sì, principe del ricorso presentato dall'avvocato Chiacchio per conto del Trapani, e poi su una questione procedurale, ovvero sullo sforamento verso il basso del minimo edittale per la sanzione, che prevede, l'articolo in rassegna prevede un minimo di 2 punti, letteralmente almeno 2 punti. Sì. Il tribunale di primo grado aveva, come sappiamo, sforato verso il basso e aveva assegnato un solo punto applicando un'attenuante che era quella della causa di forza maggiore per la pandemia. La Corte federale aveva bene argomentato ribaltando questo provvedimento e riportando a 2 la sanzione. Su questo provvedimento si era incentrato il ricorso al collegio di garanzia del Trapani, che è stato invece appunto rigettato e con conferma dei 2 punti. Quindi avvocato, prima abbiamo ascoltato l'avvocato Edoardo Chiacchio, lui ha detto che sostanzialmente sarebbe stata un'impresa ribaltare il verdetto della Corte federale, ha anche apprezzato, ha espresso un buon giudizio nei confronti del suo lavoro e anche degli altri colleghi delle altre società e degli avvocati che hanno difeso la Federcalcio. Sì, sicuramente, insomma, l'avvocato Chiacchio ha fatto veramente il possibile e ha provato a ribaltare questo provvedimento su quelle 2 motivazioni. La causa di forza maggiore però sostanzialmente, oltre ad essere non invocabile, perché ovviamente è una causa di forza maggiore che intanto era comune a tutte le società e 19 su 20 hanno pagato, ma poi soprattutto non è stata offerta dal Trapani, e questo sicuramente non per colpa dell'avvocato Chiacchio, che ovviamente utilizza gli strumenti documentali, le prove che il proprio cliente gli fornisce, ma per colpa, immaginiamo, del Trapani, che non aveva questa possibilità di allegare documentalmente, ha invocato la causa di forza maggiore di non aver potuto pagare in tempo, salvo poi pagare a distanza di 24 ore e di 4 giorni il saldo, per alcune situazioni che ha circoscritto nella mancata disputa di una partita Trapani-Frosinone del 14 marzo, e lì abbiamo avuto gioco facile a sottolineare al collegio che il Trapani ha una media spettatori di 4.000 persone, ha 2.600 abbonati, quindi il massimo che si poteva aspettare era un incasso di 15.000 euro, consideriamo che il pagamento incideva in circa 600.000 euro. E poi l'altra motivazione, un mancato pagamento di un rateo dello sponsor principale per 48.000 euro, tutte circostanze non provate documentalmente, ma anche se lo fossero state avrebbero inciso nell'ordine del 5-10% del debito che invece non si è affrontato. Quindi, diciamo, ora, senza ripercorrere chiaramente i temi ampiamente sviluppati nel giudizio, onestamente ha vinto una linea anche di rigore, anche di correttezza, perché quello che poi dal punto di vista fattuale abbiamo sostenuto, anche accennato il Presidente nei giorni scorsi in qualche intervento sui giornali, il Trapani a gennaio ha fatto un corposo mercato riparatorio e sì, questo mercato gli ha consentito di avere una media al girone di ritorno completamente diversa da quella del girone di andata, addirittura con una media da punti da promozione diretta, e questo proprio perché, non preoccupandosi di tenere a posto i conti, di provvedere, di far fronte agli impegni economici, ha potuto acquistare di giocatori che altre società, tra le quali sicuramente il Pescara, che ha voluto invece mantenere d'occhio i propri conti e rispettare gli impegni federali, non ha fatto, e si è trovato con una media punti inferiore, tanto da essere quasi agganciato dal Trapani. Quindi quando qualche giorno fa ho letto, ho sentito anche in TV qualche, diciamo, giornalista, qualche persona, qualche opinionista dire bisogna riconoscere tanto di cappello al Trapani che si è salvato sul campo, questa in realtà non è una cosa completamente corretta, perché il Trapani sul campo si è salvato in forza di una scorrettezza. È come se una macchina di Formula 1 vince sul campo perché monta un alettone che è più performante, oppure può mettere più benzina rispetto ad altre. È chiaro che sul campo vince, ma certo, è un modo corretto e non giusto di vincere sul campo. Questo, avvocato, per fortuna la Corte federale l'ha riconosciuto e oggi è stato confermato. Sì. Chiaro il concetto. Un'ultima considerazione con Jacopo Forcella prima di congedarla. Sì. Buonasera, avvocato. Sì. Complimenti. Buonasera. Per il risultato ottenuto questo pomeriggio. Diretto, io volevo fare con lei una considerazione, perché visto che abbiamo parlato di punti di penalizzazione, 2 in particolare, e di squadre abruzzesi, 2018, lo ha ricordato qualche giorno fa anche il collega Andrea Costantino,
Santini. Sant'Arcangelo rispetto al Teramo proprio con due punti di penalizzazione disputò il play-out salvando il Teramo. Possiamo dire che questa è l'ulteriore conferma che una tesi, quella dei due punti, giurisprudenziale oramai assolutamente prevalente all'interno della giustizia sportiva, perché anche in quel caso ci fu il ritardo nel pagamento degli stipendi, certo. Non c'era il Covid, e questo è vero, però diciamo che oramai la giustizia sportiva italiana si è abbastanza uniformata rispetto ai due punti di penalizzazione. Guardi, è corretto quello che dice lei, oggi è l'ulteriore conferma, ma è una conferma non casuale, perché nella ratio della norma, della locuzione almeno due punti, che si ha una certezza della penalizzazione, che siccome non solo punisce il trasgressore ma garantisce le altre squadre e la regolarità dei campionati. Nel momento in cui una norma e quindi una sanzione ha questa doppia funzione, non si può guardare soltanto al sanzionato e valutarne le condizioni soggettive per andare a incidere come attenuante e ridurre quella sanzione, perché quella sanzione, avendo la doppia valenza, andrebbe poi, ci vuole maggior rigore nella certezza della sanzione, perché deve essere appunto a garanzia di tutti gli altri 19 che hanno pagato e della regolarità del campionato. Quindi il Trapani, seppure avesse voluto e potuto invocare una causa di forza maggiore, cosa che nel caso di Spese per tutte le premesse accennato era comunque inconferente, avrebbe avuto comunque, a mio avviso, lo sbarramento della non permeabilità del minimo edittale, perché è a garanzia delle altre squadre, del Pescara, del Cosenza, del Perugia e di tutte le altre che hanno invece correttamente operato con sacrificio durante l'anno rispettando l'impegno. Grazie avvocato per essere stato in nostra compagnia, per averci chiarito gli aspetti sì. Anche un po' più tecnici della vicenda. E dice l'avvocato Lotti, Andrea e anche Enrico, una cosa fondamentale, nel senso che questa tesi prevalente dei due punti di penalizzazione di fatto non solo viene confermata, ma diventa una sorta di garanzia per tutte le altre società che a quel punto adesso sanno certamente quale sarà la pena afflittiva nei confronti delle società nel momento in cui, Enrico, non so se sei d'accordo, questo mi pare una tesi molto interessante, le squadre potranno, tra virgolette, non dico giocare sul fatto che sapranno quali saranno i punti di penalizzazione, però adesso oggi il CONI ha confermato di nuovo che i due punti di penalizzazione sono assolutamente difficili da scardinare dal sistema della giustizia sportiva italiana. Nonostante la pandemia, che era un evento particolare, quindi le società sono state tutelate e quindi le regole vanno rispettate. Io credo che le società già sapevano di doversi adeguare a queste regole, e servirà anche al Trapani da lezione, diciamola così. Va bene Enrico, grazie mille. Grazie a voi, un saluto a tutti. E ci riaggiorniamo, grazie a Enrico Rocchi, diciamo Jacopo, intanto io saluto Totò De Leonardis che dovrebbe essere in collegamento telefonico, ci sei Totò? Sì, ciao Andrea, ciao. Ciao Totò, allora diciamo Jacopo che le società ci provano, perché poi io immagino che le società, i club sanno a cosa vanno incontro. Ci ha provato il Trapani con la pandemia, con il Covid, sfruttando anche un argomento così sensibile, è stata questa la loro tesi difensiva, come allora ci provò il Sant'Arcangelo con la tesi che il commercialista o il professionista che avrebbe dovuto fare i bonifici ha avuto una dimenticanza, è stata una sua negligenza, cercando di togliere le responsabilità da quelle che erano proprie, ma poi insomma la giustizia sportiva ha fatto il suo corso. Ma ecco perché dicevo prima con Enrico, sono molto interessanti le parole dell'avvocato Lotti, nel senso che nel momento in cui si ha diciamo la quasi totale certezza, perché a questo punto nel momento in cui interviene una pandemia e comunque la pena afflittiva rimane sempre la stessa, questo diventa una sorta di garanzia per tutte le altre società che partecipano ai campionati professionistici, e non solo, i due punti di penalizzazione sono quelli confermati anche in un momento particolare come il 2020 che stiamo vivendo, dunque da lì non si scappa. I due punti di penalizzazione furono del Sant'Arcangelo per motivi che probabilmente erano molto diversi, ma su cui si poteva magari anche giocare il commercialista e quant'altro. Qui
insomma si poteva arrivare anche al fatto, al giustificazionismo per l'emergenza sanitaria. Non è stato così, noi ovviamente da abruzzesi ne siamo particolarmente lieti, ma soprattutto ne siamo lieti per la regolarità di un campionato che, al di là della penalizzazione, restituisce una classifica che comunque fa comodo per Toto, quanto possibile. Allora, buonasera, pericolo per ora scampato? Va benissimo, sì, va bene, almeno questo, la prima partita vinta dopo tanto tempo, speriamo che porti bene, voglio dire. Ora, sì, insomma, intanto tu come hai vissuto queste ore del pomeriggio, questa attesa, no, che montava? Ma guarda, io ero abbastanza convinto che il ricorso venisse respinto, insomma, che c'erano solo dei precedenti, è successo uno a Catania l'altro anno. E tra l'altro non va dimenticato che, insomma, è una cosa che risaliva prima del Covid, nonostante quello che abbiamo detto. I giocatori avevano messo in mora la società, poi la società a un certo punto ha fatto anche diversi acquisti per rinforzare la squadra, insomma era una presa in giro quella del Covid, di aggirare i regolamenti in questo modo, per cui credo che io ero abbastanza sereno, sai, se non succede, di solito succede anche di peggio, però insomma, se le regole valgono per tutti, dovevano valere pure per il trama, diciamo. Quindi era abbastanza chiara la mancanza che c'è stata, quindi credo che sia finita nel modo più giusto, insomma, questa storia. E senti Toto, stessa domanda che ho fatto prima ad Enrico Rocchi, questo pericolo scampato, aver visto la Serie C così vicina e neanche dipendente dalle tue forze, perché dipendeva da un giudizio esterno, no? Presso il CONI, e lì il Pescara poteva farci ben poco, anche se è stato rappresentato dall'avvocato Lotti, ma questo pericolo scampato può essere una molla per una squadra che ha dimostrato di avere poca cazzimma, poca capacità di lottare nelle ultime partite, ma direi un po' in tutta la stagione? Può risorgere questo Pescara dopo questo pericolo scampato? Guarda Andrea, per quello che abbiamo visto soprattutto in ultime settimane, dobbiamo per forza attaccarci anche a questo, cioè che scatti la molla, l'orgoglio, quello che vogliamo, anche un po' il carattere di questi. Il problema è purtroppo quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, è stata una cosa veramente disarmante, soprattutto in particolare l'ultima tappa, quella con il Chievo, è stata veramente una sconfitta quasi non volendo, visto quella partita, quindi non so per dirla come ha giocato il Pescara, come è arrivata a questo match decisivo. Quello che ci possiamo augurare appunto è che possa scattare questa molla, che possa dare un altro spirito a questa squadra. Tra l'altro sono due partite da giocare veramente al massimo, non è facile perché chiaramente devi cercare anche di far gol, non è che passerà anche di perdere. Il problema è quello, magari anche arrivare ai rigori potrebbe essere un fatto positivo, perché tutto sommato dobbiamo trovare il modo che comunque che la squadra regge fino alla fine, ma al di là di come andranno le partite, però veramente ci vuole tanto tanto carattere da parte di tutti, insomma, allenatore compreso, cercando di fare cose abbastanza semplici, di non volersi inventare nulla, cioè di trovare un modo per mettere in campo una squadra tosta, solida, capace comunque non servono nei moduli, le tattiche, tutte queste cacchiate che probabilmente hanno frenato la squadra negli ultimi tempi. E non solo negli ultimi tempi. Anche perché Toto, mi veniva da riflettere su questa cosa e poi chiudiamo, molti a Pescara dicono ma il Perugia ha quell'attacco, ha Iemmello, ha Melchiorri, ha Falcinelli, però con quell'attacco il Perugia ha fatto gli stessi punti del Pescara, quindi non c'è questo automatismo, c'è da andare in campo e da dimostrare carattere e voglia di salvarsi. No, ma tra l'altro credo che Pescara abbia segnato più gol del Perugia, tra le altre cose, al di là degli attaccanti del Perugia, se andiamo a vedere la casella dei gol massimi, ne ha fatti di più il Pescara, quindi conta poco, certo,
stiamo vivendo gli ultimi anni la stagione balorda di tutte e due le squadre, e per cui stare a vedere se uno è più forte dell'altro mi sembra una cosa ridicola, perché uno abbia qualcosa in più, tanto lo devono dimostrare tutte e due in campo. Si parte da 0-0, ma si parte veramente da zero tra tutte e due, quindi non possono fare né calcolo né nulla. Va bene. Quindi insomma veramente mi auguro di vederci queste due partite con la squadra che è capace di dare il massimo anche con la testa sulle spalle fino alla fine, cosa che spesso non è successo durante l'anno. Ci dobbiamo per forza attaccare a questo e sperare, dai. Grazie Totò. Grazie a te. Buonasera. Ciao. Allora, prima di chiudere questa ampia parentesi doverosa per la sentenza sul Trapani, ricordiamo il ricorso che è stato rigettato dal CONI, quindi mantenuti 2 punti di penalizzazione, il Pescara giocherà regolarmente i play-out contro il Perugia, andata lunedì alle ore 21, lunedì 10 agosto, ritorno allo stadio Curi di Perugia venerdì 14, dunque la vigilia di Ferragosto, sempre alle ore 21. Le dichiarazioni del presidente Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, rilasciate all'ANSA: ero tranquillo perché le regole sono chiare e 19 società avevano pagato nei termini, è stata una decisione giusta e che ho subito comunicato ai ragazzi che si stanno allenando al Delfino Training Center, dove sono venuto questo pomeriggio, ora tocca a noi fare bene. Queste le parole del presidente Sebastiani, quindi Jacopo, la palla passa al campo. Ci sarai ovviamente te insieme a Paolo Renzetti a raccontarci doppia sfida, sì, super estiva da lunedì e venerdì, ovviamente lo ricordiamo, gara di andata lunedì sera alle ore 21 allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, ritorno venerdì 14 agosto stadio Curi di Perugia. Non ci saranno gol a parità di reti, non ci sarà il miglior piazzamento in classifica, non contano i gol in trasferta, bisogna fare la somma dei gol nei 180 minuti, se sono pari si va ai supplementari ed eventualmente i rigori. Il Perugia, per quanto abbia il vantaggio della classifica avulsa, ma avendo chiuso con gli stessi punti del Pescara, non potrà salvarsi con gli stessi gol, bisogna fare un gol in più, lo deve fare il Pescara ma lo deve fare anche il Perugia. Grazie Andrea per essere stato con noi. Buon proseguimento. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Allora, parliamo dei dati relativi all'emergenza sanitaria, soprattutto rispetto alla situazione che si è venuta a creare al CAS di Civitella del Tronto, perché l'ASL di Teramo ha confermato la positività al Covid-19 di alcuni migranti ospitati proprio al CAS di Civitella. L'istituto zooprofilattico di Teramo, dopo la ripetizione dei test, ha reso noto che sono 24 coloro che hanno contratto il virus, tra questi anche 7 minorenni. Confermata la positività al Covid-19 di numerosi migranti ospitati presso il centro di accoglienza straordinaria di Civitella del Tronto, dopo che una segnalazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo aveva evidenziato verosimili casi positivi al coronavirus sui tamponi eseguiti sui migranti provenienti dal Bangladesh e ospitati proprio presso il CAS di Civitella. L'IZS ha ritenuto necessario ripetere gli esami per confermare il dato della prima analisi e intorno alle 15 sono arrivati i risultati definitivi della seconda indagine, che hanno confermato la positività al Covid-19 per 24 migranti, tra cui 7 minorenni tra i 15 e i 17 anni, tutti asintomatici, che attualmente dimorano al CAS di Civitella. I dati sono stati immediatamente comunicati al sindaco, alla prefettura di Teramo e al gestore del centro di accoglienza. La ASL di Teramo, dopo i risultati della prima analisi, si era già attivata per scongiurare la diffusione del virus sia all'interno del gruppo dei migranti che sugli operatori della struttura di accoglienza e sulla popolazione in generale. Il servizio di igiene e salute pubblica, insieme all'unità di coordinamento dell'assistenza territoriale, sono allertati, stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti delle persone positive e l'intera ASL è pronta a gestire i soggetti che dovessero sviluppare sintomi di malattia.
È stata programmata per domani l'esecuzione dei tamponi sul personale del CAS, anche in considerazione del fatto che per sviluppare la positività al virus occorrono dai 3 ai 5-6 giorni. Va precisato, così come confermato dal gestore del CAS, che il personale della struttura è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme di sicurezza anti-Covid e l'intero gruppo di migranti, sin dall'inserimento all'interno della struttura di accoglienza, è posto in isolamento e non ha avuto alcun contatto con l'esterno. E oltre a quelli che abbiamo ascoltato, che fanno riferimento ai casi di positività al CAS di Civitella del Tronto, ci sono 15 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Dopo i 19 di ieri, il secondo dato più alto dal 29 maggio, quando si registrò il primo azzeramento dei contagi. 7 sono migranti, 2 in provincia dell'Aquila e 5 in quello di Pescara. Gli altri sono casi emersi sul territorio, una famiglia di 3 persone all'Aquila, una persona di Lanciano, 2 di Sulmona, una di Prato La Peligna e una di Teramo. Il totale dei casi abruzzesi sale a 3.435, gli attualmente positivi aumentano di 13 unità e arrivano a quota 153. 20 più 1 sono in ospedale in terapia non intensiva, 1 numero invariato in terapia intensiva e gli altri 132 più 12 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.810, non si registrano, e questa è una buona notizia, decessi recenti. Il bilancio delle vittime è fermo a quota 472. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 133.345 test. Del totale dei casi positivi, 268 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 858 in provincia di Chieti, 1.635 in provincia di Pescara, 642 in provincia di Teramo, 27 fuori regione e 5 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso, parliamo di politica. Mattinata abruzzese tra Chieti e Avezzano per il leader della Lega Matteo Salvini, è arrivato a sostenere i propri candidati sindaco. È iniziata ad Avezzano la mattinata abruzzese del leader della Lega Matteo Salvini. In terra marsicana è arrivato a sostegno della candidatura a sindaco per la città di Avezzano di Tiziano Genovesi. Prima di parlare del voto di settembre, Salvini si è concentrato sul tema caldo della settimana, quello dei migranti, che in Abruzzo vede numerosi casi positivi in coloro i quali sono stati distribuiti nei CAS sparsi sul territorio. Non puoi chiedere agli abruzzesi di vivere una vita particolare quando poi a Lampedusa ne sbarcano a centinaia ogni giorno e ogni notte, poi i geni ovviamente li spargono per il resto d'Italia. Siamo un paese strano e dove teniamo in stato di emergenza gli italiani e facciamo sbarcare migliaia di persone che poi peraltro scappano da una guerra molto particolare, avete visto le immagini in TV e le foto, sono così in fuga dalla guerra e dalla povertà che arrivano e sbarcano con i barboncini al guinzaglio, i cappelli di paglia, i telefonini ultimo modello. Ad Avezzano, così come a Chieti, ci sono delle spaccature all'interno del centrodestra, ma Salvini si dice convinto che, nonostante non ci sia l'appoggio di Forza Italia, la vittoria per Genovesi arrivi al primo turno. No, noi non imponiamo niente a nessuno, figurati, non siamo mica una caserma, ognuno è libero di scegliere con chi stare. Mi sembra ben chiaro chi sarà il prossimo sindaco di Avezzano e quale sarà la coalizione che governerà questo paese. Se qualcuno preferisce tirarsi fuori, preferisce perdere, io di solito quando gioco preferisco vincere. Il leader della Lega si è poi spostato a Chieti, comizio alla Villa Comunale per Salvini, accompagnato anche dal candidato a sindaco Fabrizio Di Stefano. Anche qui il leader del Carroccio ha ripercorso i temi tanto cari al suo partito, l'immigrazione, poi la scuola con la critica al ministro Azzolina, il lavoro e la sicurezza. Alla discesa dal palco Salvini si è detto certo che anche a Chieti, nonostante ci siano le divisioni, si vinca al primo turno. C'è una bella aria. Spero che dia continuità, serietà e concretezza per almeno 10 anni a questa città che ha dei gioielli stupendi che però bisogna riaprire, amare, curare, valorizzare. È deluso che alla fine per le elezioni di Chieti Forza Italia non è tornata a sostenere Di Stefano? Ma no, dai, Forza Italia c'è, il centrodestra è compatto, poi se qualcuno fa altre scelte per interessi personali saranno i cittadini a decidere. Penso che il prossimo sindaco di Chieti si chiamerà Fabrizio. Che dice, lei vince al primo turno? Beh,
Così dicono i sondaggi, ma soprattutto così mi sembra di cogliere nel sentimento della gente. Ha visto quanta gente, quanto entusiasmo, quanta voglia di permettermi di partire a lavorare dal 22 settembre. E io sono convinto, e ripeto, con i sondaggi che abbiamo ce lo confortano, che noi al primo turno ce la facciamo. Salvini è venuto tantissime volte qui in Abruzzo, ma i chietini voteranno Di Stefano o Salvini? Voteranno Di Stefano con Salvini. E restiamo a Chieti perché il candidato del centrosinistra Diego Ferrara attacca la maggioranza di centrodestra. Chieti, secondo Ferrara, è stata scippata di 12 milioni di euro di fondi Masterplan che avrebbero nel recente passato aiutato la città a realizzare la funicolare e di altri 30 per il potenziamento dell'ospedale. Lo ascoltiamo. Il 15 luglio scorso è stata promulgata una delibera regionale a firma del presidente Marsiglio in cui si dava mandato ai propri uffici di riprogrammare le risorse finanziarie. Ebbene, questi fondi non ancora rendicontati sono stati riadattati e riorganizzati contro l'emergenza Covid, quindi sanità, scuola, lavoro e per le imprese, appoggio per le imprese, tutte cose sacrosante. Però è anche vero che in questa riprogrammazione la Regione Abruzzo ha cancellato con un colpo di spugna ben 12 milioni di euro che erano state deliberate dal Master Plan Abruzzo per la costruzione della funicolare che avrebbe dovuto mettere in collegamento il campus universitario con l'ospedale clinicizzato e il centro storico di Chieti, per non parlare dei 30 milioni di euro che la regione ha tolto all'ospedale clinicizzato di Chieti. Di fronte a tutto questo io mi chiedo come possa il mio competitor, l'ottimo dottor Di Stefano, a parlare con nonchalance di milioni di euro che lui addirittura prima di diventare sindaco riuscirebbe a far arrivare a Chieti, 6 milioni addirittura di fondi comunitari, milioni di euro che molto probabilmente la regione potrebbe distrarre dalla contabilità per mortificare ulteriormente la nostra città ed il nostro territorio. Rifondazione Comunista attacca il nuovo sistema di tariffe dell'acqua Tixi imposto dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente tramite l'ERSI. Per Rifondazione è un meccanismo che nasconde costi maggiorati per l'utenza. Ascoltiamo la dichiarazione di Corrado Di Sante. Il meccanismo pensato da ARERA, che si chiama Tixi, e il nuovo sistema tariffario, è una mostruosità ed è indifendibile. Uno, perché reintroduce all'interno della bolletta tutto quello che noi avevamo cancellato con il referendum, ovvero la remunerazione del capitale che rientra con una nuova dicitura, oneri finanziari. Quindi è garantito il profitto alle società di gestione a prescindere dalla buona amministrazione. Inoltre la morosità è contemplata all'interno di questa tariffa a prescindere, perché c'è un parametro del 7% sul fatturato che viene inserito all'interno della tariffa a prescindere se quella morosità c'è o non c'è. Terza cosa, nella tariffa verrà calcolato anche il mancato fatturato, ovvero se il gestore prevede di fatturare 100, ma poi i cittadini sono bravi, fanno il risparmio idrico e quindi l'ACA fattura 80, ecco, l'ACA può richiedere quella differenza tra 100 e 80, insomma i cittadini pagano sempre. Nel nostro caso di ACA si aggiunge poi l'indecenza, perché ACA chiede degli extra costi di morosità, perché la morosità di ACA degli anni che vanno dal 2012 al 2015, parametrata sul fatturato, è una percentuale doppia rispetto a quella standardizzata, invece del 7%, e una percentuale dal 13 al 14%. Perché lo chiede? Perché ACA deve onorare i debiti del concordato preventivo, cioè i cittadini, oltre a pagare le morosità, pagano anche la cattiva gestione degli anni precedenti.
È una situazione indifendibile. Chiediamo ai sindaci un atto di responsabilità nei confronti di questo buco nero che continua ad essere l'ACA e chiediamo che si ponga fine alle spa dell'acqua. Ad un anno di distanza dalla scomparsa della segretaria generale della Camera del Lavoro Emilia Di Nicola, le donne della CGIL di Pescara hanno tirato le somme sulle problematiche di genere presenti sul territorio provinciale pescarese. Disuguaglianze, contraddizioni e gender gap non sono solo figlie del lockdown. È la convinzione della CGIL di Pescara che ad un anno dalla scomparsa della segretaria Emilia Di Nicola tira le somme sulle problematiche di genere presenti sul territorio della provincia di Pescara. Si allarga la forbice tra uomini e donne sul lavoro e tanti sono gli indicatori, dice la CGIL, che evidenziano la necessità di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle politiche di conciliazione vita-lavoro, soprattutto a favore delle donne. Dall'analisi svolta a Campione rispetto agli utenti che si sono rivolti al patronato Inca CGIL di Pescara, quasi la totalità delle domande di congedo parentale, il 98% di 600 pratiche, sono riconducibili alle lavoratrici madri che hanno scelto di farsi da parte e farsi quindi carico esclusivamente del lavoro di cura e assistenza familiare. Anche la politica dei bonus, continua la CGIL, si è rivelata insufficiente. Solo 187 donne hanno scelto in piena pandemia di richiedere il bonus babysitter, la misura alternativa al congedo parentale. Le problematiche poi legate al turismo e alla contrazione dei servizi connessi ha fatto sì che molte donne abbiano pagato un prezzo alto rispetto alla pandemia. Elevato anche il numero degli infortuni sul lavoro con il 66% di quelli denunciati in provincia di Pescara riconducibili a donne lavoratrici. Comunque la donna è schiacciata fra due fuochi, che è quello del lavoro di cura, il lavoro domestico e il lavoro agile, perché il Covid ci ha fatto scoprire lo smart working, che di fatto è diventata una segregazione, una ghettizzazione della donna nel nucleo familiare e quindi un eccessivo carico di lavoro. E la città non sa rispondere ai bisogni che sono usciti fuori appunto con il Covid. Perché? Perché non ha investito in infrastrutture sociali, non ha messo in piedi politiche di genere che siano appunto sulla conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro. E perché di fatto quindi ha affidato il pilastro del welfare alla donna. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione extra large del nostro telegiornale, ovviamente con l'apertura dedicata allo sport che avete visto, dunque con il Pescara che giocherà lunedì e venerdì prossimo il play-out contro il Perugia dopo che il ricorso del Trapani è stato respinto dal collegio di garanzia del CONI. A proposito di sport, vi ricordo tra poco più di un'ora l'appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 dedicata interamente al mondo del ciclismo. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.